Ristorazione: nel pordenonese si lavora meglio rispetto al 2022, ma si continua a fare la conta con la mancanza di personale. In Veneto, imprenditori pronti per il ponte del 1° maggio con l'incognita. Meteo. Presentata a Udine la 94esima adunata nazionale degli alpini. L'evento accoglierà tra le 400 e le 500.000 persone, 3.000 gli operatori al lavoro, volontari compresi. Autonomia del Veneto, via libera della Presidenza del Senato al disegno di legge sull'autonomia differenziata. Zaia, giorno importante, Conte da Treviso, gli imprenditori facciano attenzione. Domani, 28 aprile, giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro. Nella Marca trevigiana 137 interventi per infortuni in ditte o cantieri nel solo 2022. E questi sono i titoli del telegiornale di Media 24, nuovamente ben ritrovati con l'informazione. Apriamo subito con il grave incidente accaduto ieri in tarda serata a Trieste. Un giovane di 19 anni ha perso la vita per le gravissime ferite riportate nello schianto accaduto lungo Strada Nuova per Opicina, nel tratto compreso tra il semaforo dell'Obelisco e l'incrocio con Via Commerciale. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, in particolare la polizia locale, il ragazzo viaggiava in sella a una motocicletta che si è scontrata con una vettura. L'impatto di tipo frontale è stato molto violento, per lui non c'è stato nulla da fare, è stata tentata una lunga rianimazione. La persona alla guida della macchina, invece, una donna di 57 anni, è stata trasportata all'ospedale di Cattinara con l'ambulanza con delle ferite gravi. A Piancavallo invece un uomo di 33 anni è stato soccorso oggi dai sanitari per le ferite riportate a seguito di una caduta accidentale da una bicicletta che si è verificata in una zona impervia del territorio che ricade nel comune di Aviano. Per cause in corso di accertamento ha riportato un trauma facciale ed è stato condotto all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine con appunto diverse ferite. Domani giornata della ristorazione e ovviamente si fa il punto della situazione su un settore che ora guarda con forza alla ripresa. Nel pordenonese si lavora meglio rispetto al 2022, ma si fanno i conti con la mancanza di personale. Il servizio di apertura, Tania Pellegrini. Nel Friuli occidentale una trentina di attività tra ristoranti, bar, osterie, pizzerie e pub hanno aderito alla giornata della ristorazione in programma per domani, ideata dalla Federazione Nazionale dei Pubblici Esercizi in collaborazione con i Ministeri dell'Agricoltura e del Turismo, con l'obiettivo di diffondere il valore sociale e culturale dei mestieri della ristorazione. Il messaggio che vogliamo far passare è intanto l'importanza della giornata, che ha una valenza nazionale. Abbiamo scelto come simbolo il pane, perché il pane, essendo diciamo un alimento povero, dà un senso di comunità, di fratellanza e di unità. Ecco, la ristorazione insomma non ha avuto un periodo facile in questi ultimi anni, in particolare anche il caro energetico, il caro delle materie prime ha avuto un impatto forte. Qual è la situazione al momento? C'è una situazione di stasi, nel senso che sia un po' tutto normalizzato, però dobbiamo restare ovviamente con le antenne ben dritte, perché i presupposti sono di nuovi rincari, ovviamente con riflesso sul conto finale del consumatore finale, quindi c'è il rischio di perdita di clientela. E diciamo, non è che vediamo prospettive ottimistiche, viviamo tra virgolette alla giornata. Nel pordenonese, grazie anche alle festività di queste settimane, si è lavorato bene, ma non con lo stesso entusiasmo degli anni passati, ha spiegato Dalmas. Tavoli vuoti o prenotazioni all'ultimo minuto nella maggior parte dei ristoranti. Tutto sommato, devo dire che c'è un discreto entusiasmo, c'è una discreta presenza di clientela, poi noi dobbiamo fare i conti con i soliti problemi, soprattutto legati alla carenza del personale.
Sul tema della mancanza di personale, per Dalmas bisogna intervenire sicuramente a livello nazionale, con una revisione delle tipologie di contratto e dei compensi. Ma bisogna anche lavorare con le scuole per illustrare ai giovani che una carriera nel mondo della ristorazione, nonostante i sacrifici legati agli orari e ai giorni di lavoro, può dare grandi soddisfazioni. Chi vuole intraprendere questo tipo di professione ha delle problematiche legate ovviamente alle attività e soprattutto alla flessibilità, perché non è che uno entra al ristorante alle 8 e esce alle 4, ma deve essere flessibile a più orari. Io vedo che magari la gestione familiare sopporta meglio questi momenti, però chi ha grandi numeri, un esempio, magari uno che ha 3 alberghi si trova costretto a chiuderne 2 per mancanza di personale e per dare un servizio qualitativo ottimale. E se le previsioni sul fronte della ristorazione sono buone nel Pordenonese, a Pordenone, vediamo un po' insomma quali sono le attenzioni in vista del ponte del 1° maggio in Veneto. Con noi collegato c'è Marco Michielli, presidente di Confturismo, ben ritrovato per un 1° maggio, festa chiaramente del lavoro che rilancia chiaramente il tema dei temi, quello di questi ultimi mesi. Ma partiamo con ordine, presidente, dopo un 25 aprile che è parso di capire abbastanza soddisfacente, ora ci sono tutte le attenzioni verso il prossimo ponte, è così? Sì, abbiamo la sensazione che il ponte del 1° maggio sarà migliore di quello del 25 aprile per un banalissimo motivo, anzi per due banalissimi motivi. Uno di carattere economico, che il ponte precedente seguiva immediatamente le vacanze di Pasqua, c'è stato un boom ovunque in Italia, e quindi la gente, insomma, un po' di conti con i soldini li fa. Quello che arriva un po' più avanti, c'è tempo di fare musina, diciamo, ma soprattutto le previsioni che erano terrificanti per il ponte del 25, mentre le previsioni per il 1° maggio sono molto buone e le prenotazioni anche di conseguenza. Credo che tutto sommato il panorama, ma posso dire italiano, perché poi il Veneto si confonde con l'Italia rappresentando il 20% del turismo italiano. Le città d'arte saranno strapiene, Venezia è già full board ovviamente, e le spiagge ovviamente relativamente agli alberghi che saranno aperti, però col 1° maggio saranno di più gli alberghi aperti di quanto erano a Pasqua, dovrebbe registrare un grande successo. Stesso dicasi ovviamente per i ristoranti, i bar e tutte le attività connesse. C'è l'incognita del meteo, presidente? No, l'incognita del meteo, mi pare che il meteo controllo anche in tempo reale se vuole, ma mi pare che il meteo sia buono e me lo confermano anche i colleghi del sud che mi dicono appunto che, essendo previsioni migliori di quelle del ponte del 25 aprile, e questo sarà un ponte più di maggior soddisfazione, diciamo, per gli utenti sicuramente, ma anche per noi del settore. Festa del lavoro, chiaramente il 1° di maggio, che coincide proprio con quella data, sussistono le preoccupazioni e le difficoltà, proprio come ci eravamo sentiti l'ultima volta, ancora la grande carenza. Permangono, le motivazioni sono strutturali, è inutile che giriamo attorno all'argomento, questa non è una situazione che si risolve dalla sera alla mattina. Non è una situazione che si risolve per assurdo, perché lo sto riscontrando, offrendo i 200 euro in più, è una situazione che va affrontata alla radice. Prima la denatalità del nostro paese, e faccio un esempio banalissimo, 30-40 anni fa c'erano, mi lasci sparare una cifra veramente buttata lì, 1 milione di ragazzi che cercavano di andare a farsi la stagione. Adesso non saranno neanche 200.000, per dire, quindi c'è proprio anche, e una volta gli alberghi erano, e i ristoranti soprattutto, erano un terzo, un quarto, un quinto di quelli che sono oggi, e adesso sono molti, molti, molti di più. Quindi c'è questo problema strutturale, un problema legato alle scuole alberghiere che prima o poi qualcuno si degnerà di prendere in mano, e qui mi attacco direttamente al discorso di lavoratori stranieri che possono essere attratti e venire a lavorare nel nostro paese. Punto e basta. No? Il Covid ci ha messo del suo? Il Covid ci ha messo del suo? Il Covid ci ha messo del suo. Il Covid ci ha messo pesantemente del suo. Le faccio un esempio, perché che riguarda le spiagge magari no, però a Abano io ho visto, ma anche a Venezia, a Abano in modo particolare, gente che era 20 anni che lavorava in albergo, contratto annuale, quindi impiegato di albergo esattamente come un impiegato del catasto del comune,
che col Covid ha trovato un'altra collocazione, un altro lavoro, magari anche a meno soldi, però con gli orari che gli erano più confacenti, perché chiaramente negli alberghi, Chiaro. nei bar, nei ristoranti si lavora sabato e la domenica, ragazzi, non ci sono santi. E quindi Abano ha perso un sacco di professionalità, ma alte, che sono andate a fare lavori molto più dequalificati pur di portare a casa sabato e domenica. Grazie a Marco Michielli per essere stato con noi, ovviamente. Buon proseguimento e buon primo maggio, buon ponte anche insomma a tutti i suoi colleghi. Grazie a lei e a tutti i telespettatori. Continuiamo il notiziario. Da una parte i mezzi pesanti di ritorno dal nord Italia e diretti sui paesi del centro Europa, dall'altro le partenze verso le mete di vacanza per il lungo ponte del 1º maggio. Autovie Venete segnala traffico sostenuto per domani, venerdì 28 aprile. Sono previsti quindi probabili rallentamenti, soprattutto lungo l'asse autostradale in direzione Trieste. In base alle previsioni della concessionaria, non dovrebbero esserci problemi invece nel corso del weekend tra sabato e domenica e nemmeno il 1º maggio, in virtù del blocco della circolazione dei mezzi pesanti in vigore dalle 9 alle 22 di domenica e lunedì. Dall'11 al 14 di maggio la 94esima adunata nazionale degli Alpini. Questa mattina la presentazione a Udine, attese in città tra le 400 e le 500.000 persone. Il ritorno economico si preannuncia particolarmente alto. Sentiamo tutti i particolari nel servizio. Assessore Bini, la Dunata Nazionale degli Alpini ritorna a Udine dopo l'edizione del 1996 e a 9 anni dall'edizione di Pordenone che riscosse un grande successo. Gli Alpini sono di casa in Friuli Venezia Giulia. Friuli Venezia Giulia è la casa degli Alpini. Devo dire, per noi è un grande piacere e onore ospitare questa 94esima adunata. È già da un anno che il sistema Friuli Venezia Giulia insieme all'ANAS si sta adoperando al fine di rendere queste 4 giornate delle meravigliose giornate di ospitalità. Insomma, si attendono tantissime persone, si parla di numeri 400-500 mila persone. Sarà un'occasione importante per il Friuli Venezia Giulia di promozione. Io sono Friuli Venezia Giulia, sarà presente in maniera significativa in piazza 20 settembre. In piazza 1º maggio ci sarà un info point in grado di assistere e accompagnare tantissimi turisti e visitatori presenti. Insomma, il connubio Regione Friuli Venezia Giulia e Alpini ancora una volta dimostrerà la sua grande e validità ed efficienza. 3.000 saranno e sono le persone che si stanno adoperando per l'organizzazione dell'evento. L'evento in sé parla di 170 milioni di euro di ricaduta economica. Attacco hacker oggi agli applicativi informatici della Regione Friuli Venezia Giulia e delle aziende sanitarie, lo ha rilevato l'assessore ai sistemi informativi Sebastiano Callari, spiegando le ragioni all'origine delle difficoltà riscontrate questa mattina dai cittadini del Friuli Venezia Giulia nell'accedere ad alcuni servizi online. Da una prima analisi effettuata da INSIE, ha detto Callari, rallentamente la funzionalità a singhiozzo sono legati proprio a un sovraccarico generato da un traffico anomalo che puntava a inibire la fruizione dei servizi in rete, andando a saturare la disponibilità dei sistemi. L'esponente della giunta ha fatto sapere che la tipologia di attacco al momento ipotizzata è quella denominata Flood DNS, ma sono in corso tutti gli accertamenti necessari con la Polizia di Stato. Si avvicina, lo abbiamo sentito, il 1º maggio, festa del lavoro, con i temi che restano al centro del dibattito. Il governo è pronto a destinare nel provvedimento, nel decreto legge 1º maggio, alcuni incentivi per i lavoratori, un nuovo taglio dei contributi sociali a carico dei dipendenti con redditi medio-bassi, un innalzamento del limite del fringe benefit per i lavoratori dipendenti con figli, ha detto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, rispondendo al question time della Camera. Il governo si appresta a incontrare i sindacati in vista proprio del provvedimento che porterà il nome della festività del 1º maggio. Intanto, pronte le manifestazioni in tutti i capoluoghi di provincia da parte proprio dei sindacati. Il messaggio che la CGIL vuole rimarcare in occasione della festa di quest'anno è la necessità di mettere al centro la persona con politiche del lavoro dignitose e adeguate.
75 anni di Costituzione 1948-2023. L'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. E questo lo slogan scelto dai sindacati CGIL, CISL e UIL per la manifestazione nazionale che celebrerà la festa dei lavoratori. Anche in Friuli Venezia Giulia sono previste manifestazioni a Udine, Pordenone, Gorizia e Trieste, con al centro sempre la Costituzione, che secondo il segretario regionale della CGIL, William Bezzetta, rimane il faro di riferimento per il paese. Il messaggio è ripartire dal lavoro, ripartire dalla dignità del lavoro, ripartire dal mettere la persona al centro delle proprie politiche, ripartire dalla necessità di avere salari adeguati, di avere meno precarietà e più stabilità e soprattutto di creare le basi di altrimenti con politiche di lungo corso, soprattutto per i giovani. Noi abbiamo ad esempio in regione mediamente 3.000 giovani che vanno a cercare lavoro all'estero, per lo più in Europa. Perché? Perché trovano condizioni contrattuali, economiche, di diritti e di riconoscimento delle loro professionalità migliori. E noi dobbiamo fare questo salto di qualità, altrimenti è un paese che si condanna a non avere futuro. Negativa, secondo Bezzetta, la scelta di molti centri commerciali, supermercati e vari punti vendita di tenere aperto anche il 1° maggio. Vuol dire avere una cultura, completamente mercateggiante, dove al primo posto c'è solo la competitività, un tema prettamente materiale. Io credo che se noi non ripartiamo da un nuovo umanesimo, da un, come dicevo, porre la persona al centro, si rischia di avere sempre di più, come sta accadendo, anche una società molto disaggregata. Io credo che quella giornata lì dovrebbe essere una giornata proprio dedicata anche alla riflessione ai temi del lavoro, e il commercio dovrebbe anche in qualche maniera seguire questo. Vedo che purtroppo così non è, di fronte al dio mercato e alla finanza tutto viene sacrificato. Bisogna fare una riflessione tutti insieme. Una parte del mondo, preso noi, sta cercando di farla e occorre che tutti insieme si lavori per questo. Cambiamo argomento. A Venezia la Polizia di Stato scopre una donna che a suo carico aveva un ordine di carcerazione per la commissione di reati contro il patrimonio. Si tratta di una 22enne di origini dell'Est Europa che doveva espiare una pena detentiva di 6 anni. È stata condotta in carcere. Il blitz della Polizia di Stato durante i controlli contro i reati predatori in stazione, in particolar modo contro il fenomeno delle cosiddette borseggiatrici. Lo controllano al bar e lo trovano con la droga. Nei guai a Jesolo è finito un 34enne già noto alle forze dell'ordine. I carabinieri sono entrati in azione in un bar situato in via Aquileia. L'uomo all'interno di un calzino aveva un sacchetto di carta che custodiva un panetto e un ulteriore pezzo di hashish del peso complessivo di circa 108 grammi e 2 grammi e mezzo di cocaina suddivisi in 4 dosi. È stato tratto in arresto con l'ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dopo il rito per direttissima associato al carcere di Venezia. Autonomia del Veneto, via libera da parte della Presidenza del Senato al disegno di legge. Il governatore del Veneto Zaia, giorno importante per un edificio che stiamo costruendo mattone dopo mattone. Semaforo verde da parte della Presidenza del Senato al disegno di legge sull'autonomia differenziata collegato alla legge di bilancio 2023. L'iter sulla riforma continua dopo il referendum del 2017 che vide la maggior parte dei cittadini dire sì a quella che è stata definita come la madre di tutte le battaglie. Oggi assistiamo a un nuovo progresso nella costruzione dell'edificio dell'autonomia, ha detto il presidente del Veneto Luca Zaia, mattone dopo mattone. Le fondamenta sono solide. Un giorno importante dunque per quel cammino verso l'autonomia che rappresenta la più grande riforma dal dopoguerra, concluso il governatore Veneto. È un'intuizione, direi una grande visione dei padri della nostra Costituzione, di cui proprio in questi giorni ricordiamo il valore e le radici profonde negli ideali di democrazia, unità e solidarietà. Il traguardo per l'autonomia è fissato a fine anno, dopo un percorso che coinvolgerà a più riprese governo, Parlamento, Conferenza Unificata e Regioni.
Oggi a Treviso il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, che proprio sull'autonomia lancia il monito: gli imprenditori facciano attenzione. Ma io sono particolarmente critico per come è stata pensata e per come la vogliono realizzare. E questo lo voglio dire molto chiaramente. Lo dico a tutti gli imprenditori innanzitutto, del trevigiano o trevisano che dir si voglia, e tutti gli imprenditori veneti. Attenzione, attenzione alle false sirene. Questa è una riforma dell'autonomia differenziata che voi che fate impresa vi ritroverete con 20 sistemi diversi di regolazione. Quindi quando andrete a vendere prodotti in altri territori, quando vorrete stabilire, espandere le vostre attività, vi ritroverete in un'Italia assolutamente frammentata, con costi incredibili, solo per ricostruire il quadro regolatorio di ogni regione. Vogliono l'esempio spagnolo. Vogliono l'esempio spagnolo, ma siete mai andati in Spagna? Avete mai parlato con i nostri colleghi, con i politici, con i cittadini spagnoli? L'autonomia spagnola sta creando tantissime difficoltà. Se quello è l'esempio, io dico un disastro a cui dobbiamo assolutamente rimediare. Giornata mondiale della salute e della sicurezza sul lavoro. Nella Marca trevigiana sono numerosi gli interventi da parte dello Spisal. Vediamo i particolari nel prossimo servizio. Sono stati 137 gli interventi per infortuni in ditte o cantieri nella provincia di Treviso da parte dello Spisal, servizio deputato alla prevenzione, all'igiene e alla sicurezza negli ambienti di lavoro. A renderlo noto quest'oggi è stata l'azienda sanitaria nella vigilia della Giornata Mondiale per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro, che coincide con le giornate mondiali per le vittime del lavoro e le vittime dell'amianto. Il personale dello Spisal è impegnato da un lato a svolgere indagini per individuare eventuali responsabilità per ogni singolo infortunio e dall'altro a effettuare attività di controllo e prevenzione nelle aziende. Sono stati 1908 l'anno scorso i sopralluoghi per vigilanza in cantieri e aziende. Di questi, 34 sono stati gli interventi congiunti con Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Carabinieri e Ispettorato del Lavoro. Da inizio anno al 31 marzo i tecnici della prevenzione hanno già compiuto 129 sopralluoghi nei cantieri edili della Marca, mentre l'anno scorso i cantieri sottoposti a controllo sono stati 638. Sono state avviate al contempo attività di prevenzione e formazione, ma anche autovalutazione e sorveglianza delle imprese relative ai settori della metalmeccanica, logistica e del legno, secondo le indicazioni della Regione del Veneto, con lo scopo di prevenire il più possibile incidenti o infortuni. Sospiro di sollievo per il comparto zootecnico veneto dopo che l'Unione Europea ha escluso gli allevamenti bovini dagli obblighi derivanti dalla direttiva sulle emissioni industriali. La proposta di revisione, se fosse passata, avrebbe imposto infatti vincoli tecnici e burocratici anche alle stalle di piccola e media dimensione, equiparandole all'attività industriale. Con il voto della Commissione dell'Agricoltura all'Eurocamera, ha detto Enrico Pizzolo, presidente degli allevatori bovini di Confagricoltura, sono state accolte le nostre richieste, evidenziata l'insostenibilità della direttiva sugli allevamenti. Sarebbe stato inconcepibile, ha detto, che stalle da 150 a 200 bovini, come gran parte di quelle che esistono nel territorio veneto, venissero messe sullo stesso piano delle industrie che hanno un diverso impatto sull'ambiente. Bruniera, arrivano i contributi del secondo acconto per gli asili nido. Pioggia di soldi per le scuole primarie del comune di Bruniera. L'amministrazione, da poco rinnovata, ha assegnato il secondo acconto dei contributi comunali annuali alle scuole del territorio, distribuiti poco più di 83.000 euro. 29.000 euro circa vanno alla scuola dell'infanzia paritaria Immacolata di Bruniera, 36.000 circa alla scuola d'infanzia paritaria Elena Morozzo della Rocca, a Tamai. Altri 8.800 euro all'asilo nido integrato Immacolata, altri 6.400 euro come contributo all'Amorozzo della Rocca. La cifra invece di poco più di 1.800 euro spetta all'impresa sociale Albero Azzurro per la gestione dell'asilo nido privato che porta identico nome, Albero Azzurro appunto. In un anno il comune dispensa
favorito anche dalla collaborazione con la regione autonoma FVG, più di 150.000 euro complessivi. In Veneto queste cose per ora se le sognano. Pordenone, il Dipartimento delle Dipendenze della Salute Mentale è pronto ad affrontare il fenomeno in costante aumento dell'uso di sostanze stupefacenti e alcoliche tra gli adolescenti, promuovendo Ascoltare per Crescere Insieme, un'attività di informazione, orientamento e sostegno ai genitori di adolescenti policonsumatori, adolescenti dai 13 ai 25 anni. I prossimi incontri, ha reso noto oggi ASFO, si svolgeranno il 3 maggio, il 17, il 31, il 14 giugno, il 28 giugno dalle ore 17 alle ore 18 e 15 nella sede del Servizio delle Dipendenze. A Lignano Sabbia d'Oro arrivano novità invece sul fronte della farmacia comunale. Il Comune di Lignano Sabbia d'Oro ha approvato la graduatoria per l'assunzione di personale a tempo determinato per la stagione estiva nella farmacia locale comunale. I farmacisti assunti sono tutte donne. Si tratta di Serena Bellopede, Michela Vadori, Valentina Borghesano e Matilde Brace. I quattro collaboratori invece sono Paola Bozzolla, Giovanni Del Sal, Anna Cepparo e Daisy Bivi. Il bando prevedeva l'assunzione di 6 farmacisti, non di 4, per cui è possibile che l'amministrazione organizzi un nuovo bando per il reclutamento. A inizio maggio, infine, verranno indicate le date per l'inizio dei turni lavorativi. Torniamo a Pordenone, al Museo Civico d'Arte, al Museo di Storia Naturale, al Museo Archeologico continuano, vista la grande affluenza di pubblico e curioso, le visite guidate aperte a tutti per scoprire i tesori che custodiscono. Nuove date quindi arricchiscono il calendario delle visite guidate e dei laboratori didattici nei musei cittadini. Attività domenicali aperte a tutti con inizio alle ore 15:30. Applausi invece, continuiamo con gli spettacoli per il concerto di apertura dell'undicesimo concorso musicale internazionale Città di Palmanova, premio UNESCO, inaugurato mercoledì 26 aprile nel Teatro Gustavo Modena di Palmanova con un festoso concerto dell'orchestra del Friuli Venezia Giulia con al pianoforte Chiara Bleve, giovanissima pianista veneta vincitrice a 15 anni dell'edizione 2022 del concorso e oggi talento in rapida ascesa con più di 50 premi collezionati in altrettante competizioni musicali nazionali e internazionali. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito, vi lascio alle nostre previsioni del tempo, a seguire la rubrica Momenti di Sport e Società condotta dal collega Stefano Boscariole, poi tutte le notizie dei colleghi nazionali di Italpress e l'appuntamento è poi con il cinema in prima serata. Per quanto riguarda l'informazione, ci rivede puntuali con i prossimi notiziari di TGM. Arrivederci.